Il nido accoglie 60 bambini ed è articolato in tre sezioni: spazi comuni e atelier, intesi come luoghi dove le mani dei bambini, anziché annoiarsi, possono con grande allegria riconversare con la mente. Ogni sala è pensata e progettata in base all'età e alle reali esigenze dei bambini che accoglie. Gli spazi non sono mai troppo strutturati e sempre modificabili, perché devono rimanere luoghi di scoperta che consentono ai bambini e alle bambine di scegliere oggetti e materiali attraverso i quali esprimere le proprie competenze e svilupparne di più complesse. Grande valore assume lo spazio verde del nido come luogo privilegiato di osservazione dei cambiamenti stagionali, del contatto con i materiali naturali e della possibilità di vivere e giocare all'aria aperta, sperimentando attività complementari e differenziate da quelle proposte negli spazi interni. Attraverso la continua osservazione delle esperienze che avvengono spontaneamente tra i bambini, l'adulto predispone e progetta l'intervento educativo. Nella nostra programmazione educativa sottolineiamo e crediamo fermamente nell'importanza del bambino come protagonista attivo della propria crescita e del proprio sviluppo. Un bambino curioso verso il mondo delle cose, un bambino soggetto competente, non solo fruitore, ma attore di ogni esperienza. E per garantire quotidianamente ai bambini la possibilità di fare e di mettersi in gioco, offriamo loro molteplici opportunità di esperienze. La gran parte del materiale è non strutturato. Crediamo che con l'utilizzo di questo materiale venga offerta ai bambini la possibilità di sperimentare, scegliere, progettare, inventare, comporre e condividere idee, dando così vita a progetti costruttivi sempre più articolati e complessi. Il materiale non strutturato rende liberi, permette a chi lo tiene fra le mani di inventarne l'uso, di scoprire che può divenire ciò per cui non era pensato. Attraverso l'esplorazione dell'ambiente, il gioco spontaneo, il movimento, l'utilizzo dei sensi e il contatto diretto con gli elementi della natura, i bambini imparano a conoscere la realtà che li circonda e a percepire se stessi in relazione al mondo e agli altri. Il fuori può offrire una quantità e una varietà di stimoli infiniti, è un luogo privilegiato per conoscere attraverso i sensi e dove fare esperienze significative. La natura ha sempre qualcosa da comunicare, offrendo una reale possibilità di crescita, sviluppo ed esperienza in un tempo lento. Il nostro giardino diventa un luogo di apprendimento all'aria aperta, dove c'è spazio per il corpo, per le emozioni, per le sensazioni, per i pensieri. Stare all'aria aperta è sempre un piacere per i bambini, che possono imparare giocando e divertendosi. Non esiste il tempo buono o cattivo, ma bisogna attrezzarsi bene in base alla situazione e al tempo.